mi danno queste cerere di prietenie, di amicizie, no, non le voglio. Di vai a vedere i messaggi. Ah, guarda. Chi è quella Rita? Che ti scrive personalmente? Sì, mi scrive. Ancora poi in fastidio, un intervento, eccomi qui, vai, ah, fai vedere la foto. Sì, lei mi ha mandato ieri, guarda. Che bello. Guarda, guarda. Grazie Vincenzo, grazie dottor Basile. Prego signora. Così, ecco. Vai, zoom la foto. Anzi, questa è la foto di Rita che sta nel gruppo con noi e lei ha fatto l'intervento due settimane fa. Quasi tre. Domenica 6 settimane. Non ha avuto i denti per 28 anni. Sì, i denti di sopra non ha mai avuto 28 anni questa paziente. E adesso mi ha mandato una foto fra 3 settimane, guarda. Che era commosso Vasile, la settimana scorsa mi ha detto, guarda, sono rimasto quando l'ha vista piangere. Sì, sì. Che sì. C'aveva i denti. Eccomi qui, ciao, ancora un po' di fastidio, ma tutto bene. Grazie, gentilissimo, un abbraccio. Cosa è successo? Racconta, gli avete montato i denti? Sì, abbiamo montato due protesi avvitate, provvisorie, in resina. Mm-hmm. Okay. Fisse, ma ci sono avvitate e sono già fisse. Mm-hmm. Ok, lei ha mangiato, prima cosa che ha mangiato, e dopo quando hai messo questi denti, che... La cinta. No. Gelata. Lei mi ha sentito freddo sul palato, ok? Perché lei ha avuto 28 anni, una protesi con palato e non si sentirà niente. E adesso ha sentito freddo. Questa è l'RX, guardate qua. Questa è l'RX, impianti zigomatici ha fatto, ok? Sì. Quasi tutti gli avevano detto che non poteva mettere i denti. Per quello è rimasta con la dentiera mobile, o se li poteva fare un intervento così. In America ti chiedono $45,000, solo l'arcata di sopra. Sì, sì, sì. Guarda come è venuto a noi questa paziente. È venuta da noi come? No, metti la tax. Sì, così è venuto. Quello è un trattamento da vecchia, gli hanno fatto. Sì. Metti due impiantini con le palline e sì. Metti la dentiera. Ai sì, vecchi sì, sì. Si fa quello, agli sì, anziani. Sì, vecchie. Prima. Pazienti defedati. Sì, ok. Quindi qua abbiamo pianificato sì. I primi due impianti zigomatici, sì, 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 la zona di innesto degli impianti, posizionamento dei 4 impianti. Guarda, e adesso abbiamo già 4 impianti senza protesi. Metti l'attack. Ok, apriamo l'attack. Si sente bene il dottore quando fa queste cose? Sì, sì, sì. Scommetto sì. Che l'hai raccontata a tua moglie. Cosa? Gli hai raccontato a tua moglie? Sì, ho detto, ma lei mi ha detto chi è questa donna che ti scrive? Ho detto una donna che non ha avuto denti 30 anni, ho detto. Lei mi ha detto come 30 anni? Così. Anche lei, la mia moglie è emozionata quando gli faccio vedere questi, quando parlo di questi casi speciali. Ah, ok, si è aperta. Vediamo. Sì. Quindi questa è l'attack. Sì, 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 questa è l'attack. Questi sono gli impianti. Che arrivano lì sullo zigomo. Sì. Qua, il zigomo. L'occhio dov'è? L'occhio è qua. Qual è l'occhio? Girala un po' che non si vede. L'occhio è qua. Guarda, così si vede. Quello è il naso. Sì, così è l'occhio. Così viene l'occhio e zigomo è qua. Torque? A quanto stava il torque quando l'abbiamo... 70-80 newton. 80 newton, 80. È comunque elevatissimo. 80 sì, newton sì. È veramente tanto. Gli impianti convenzionali in genere devono avere più di 35. Sì, sì, sì. Per essere caricati e avvitati. Poi sotto invece ha fatto un classico hollow four. Perché dietro c'è il nervo. Se non abbiamo osso in zona laterale, in zona posteriore, viene il nervo qua. E abbiamo fatto classico hollow four. Con 12 denti facciamo, tutto sarà bene. Signora si torna fra 8 mesi per lavoro definitivo. E lì sì che piangerà. Sì, 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 anche quando mettiamo quelli definitivi. Okay. Cosa vuoi ti faccio vedere ancora? Basta. Yana, dopo che vede questo video, piangerà perché mi state togliendo il ruolo di Barbara D'Urso sì. Che fa le interviste.
Sì. Dai, ti lascio lavorare. Un saluto, gruppo, buona giornata. E ciao. Noi ci prepariamo per gli altri impianti zigomatici. Oggi ci stanno arrivando 45 modellini STL, che sono i file con cui noi andiamo a fare la stampa dei modellini stereolitografici. Modellini stereolitografici, quando facciamo impianti zigomatici, servono a pianificare la procedura sul modellino. Quindi se l'attack 3D viene trasformata in un modellino fisico trasparente, grazie a questo modellino possiamo vedere esattamente qua lo spessore dell'osso zigomatico. Vediamo se riesco a metterla a fuoco, perché quando è trasparente è come vedere l'osso in trasparenza, e questo aiuta veramente tanto in fase di pianificazione degli impianti, di dove devono andare, vedi, i fori degli impianti. E ora abbiamo raccolto 45 casi di zigomatici e stiamo stampando tutti i modellini stereolitografici per il corso che facciamo qua in clinica il 28, mi pare, di febbraio. Poi un altro corso sempre sarà su zigomatici il 4 di marzo, poi ce ne andiamo tutti in Germania per l'IDS 3 giorni, e poi dopo abbiamo a maggio il corso su cadaveri invece a Lione in Francia. Ciao.